sicuramente la caratteristica più particolare del Carnevale di Fano, quella del getto, il famosissimo lancio dai carri allegorici di quintali e quintali di cioccolatini, caramelle e pacchetti di qualsiasi specie di leccornie. Ma non tutti forse sanno che da quest'anno ci sarà una grande novità, ovvero la decisione da parte dell'ente carnevalesca di eliminare totalmente le caramelle e regalare al vasto pubblico che interverrà alla manifestazione tantissime cioccolate dai gusti più svariegati. Intanto, al cavo segreto della carnevalesca, ovvero il luogo della divisione delle cioccolate nelle rispettive casse, da pochi giorni è arrivato il grande carico di dolci per le tre sfilate di carnevale. Ogni carro di prima categoria porterà in media tra le 25 e le 30 casse colme di ogni dolciume. Rimaniamo negli standard dei 180 quintali per il momento. Tutto con questa quantità, insomma, tutto fila abbastanza liscio, quindi ecco, spero che sia sufficiente. Se non è sufficiente, ne ordineremo altra. Qual è il vantaggio di avere della cioccolata a chilometro zero? Che se all'ultimo minuto serve della cioccolata in più, nel giro di mezza giornata arriva, quindi non c'è problema per questo. Oltretutto non ci sono rimanenze, che è molto importante. E rispetto all'anno scorso abbiamo chiesto più cioccolata fondente, ci sono sacchettini che verranno lanciati dai carri, quindi non solo cioccolatini sfusi. Quindi penso che ogni anno riusciamo a migliorare un pochino, a capire dove magari alcune cose sono più deboli e cerchiamo di trovare la soluzione migliore, insomma. Coloro che invece vorranno provare l'esperienza del getto potranno farlo chiamando l'ente carnevalesca allo 0721 80 38 66, dove potranno chiedere qualsiasi informazione sull'acquisto di una postazione ed assicurarsi il bellissimo compito di offrire al numeroso pubblico quintali di cioccolate e di divertimento.